E benvenuti all'incontro di oggi. Che condizioni abbiamo stasera? Ottime, direi. Temperatura gradevole, niente nuvole, solo una leggera brezza che, anzi, siamo certi, i giocatori in campo apprezzeranno. Insomma, davvero una splendida serata. Un clima perfetto per giocare a calcio. Clima che si riflette anche sull'atmosfera sulle tribune. I tifosi festanti e gioiosi, infatti, sono arrivati in massa. Lo stadio di Dragao sorge a Oporto, una città di mare. Non è quindi una sorpresa che il blu sia il colore dominante. Amichevole di lusso tra due squadre che non hanno nulla da invidiarsi l'un l'altra. Guarda Fabio, anche se la posta in ballo non è quella delle grandi occasioni, io personalmente non credo che i giocatori sottovaluteranno questa amichevole. La motivazione non è mai un problema quando si affrontano compagini di tale livello. Spero che lo spettacolo si riveli all'altezza dei valori in campo, tanto più che questo è un test ideale per provare qualcosa di diverso a livello tattico e magari per lanciare giovani di talento. Tutto pronto? La sfida può avere inizio. Scodella in avanti. Sembrava che stessero per concretizzare un'azione iniziata bene, dovranno riprovarci. La mette in mezzo. Pallone promettente, il difensore può spingersi in avanti. L'Arsenal al calcio di punizione. L'arbitro lo richiama in modo deciso. Ancora una scorrettezza, gli mostrerà il cartellino. Dovrà fare molta attenzione. Buona deviazione del portiere. Ha la possibilità di andare verso la porta. Prova la conclusione. Prova a giocarla in profondità. Provano a partire in velocità. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Guarda come fanno salire entrambi i terzini. Ma cosa stanno cercando di fare? Penso che l'idea sia quella di aumentare la pressione sugli esterni. Tenta la conclusione. E c'è il gol della Juve. Prima rete per la Juventus. La Juventus ha effettuato un grande contropiede. Sono stati rapidissimi nel trasformare una palla recuperata in un gol. E il risultato si sblocca, 1-0. Ora hanno in mano la partita, ma non possono permettersi cali di concentrazione. Decidono di giocarla all'indietro. C'è il lancio lungo. Riceve in ottima posizione. Cerca di pescare il compagno col filtrante. Passaggio sulla destra. Ottimo pallone in profondità. Qui prende chiaramente l'avversario, dunque punizione. Palla in avanti, verso il compagno. C'è l'opportunità per il contropiede.
prova la verticalizzazione, ma il tentativo non ha fortuna. C'è la palla lunga in avanti. Si riparte con un fallo laterale. Un solo gol a referto fino ad ora è cruciale. Il punteggio è quindi di 1-0. Fallo netto, nessuna esitazione da parte del direttore di gara. Grande spirito di sacrificio dell'attaccante che recupera un buon pallone. Gli alti ritmi di gioco e la capacità di ripiegare quando è necessario sono tra le... Bal tiro! Il pallone è dentro! Due gol di scarto tra loro e gli avversari adesso. Doveva solo spingerla in rete, un gol facile per lui. Lo hanno lasciato troppo libero di controllare il pallone e concludere a rete. Ma è riuscito a sfruttare al meglio un'imbeccata perfetta. Gran gol! La Juventus può gestire un comodo vantaggio di due reti. Hanno la partita in mano, non c'è dubbio. Possono gestire il risultato e far scorrere il tempo. Prova l'incursione in avanti. Continua ad andare, palla a piede. Può metterla in mezzo. Grande intervento, vale come un gol. Qui può partire il contropiede. Mostrano un buon controllo del gioco. Ed ecco che arriva il fischio che decreta la fine del primo tempo. Luca, le tue considerazioni sulla prima frazione di gioco? Dovrà decidere se cercare di allungare ulteriormente il distacco o se pensare a difendere il bottino di due reti con cui inizierà la seconda parte. 2-0 il risultato di questo primo tempo e fino a questo momento, per la verità, c'è stata una superiorità evidente. Partiti! Siamo già nella seconda frazione di gioco. La gioca in profondità. Ottimo intervento. Ha fisso il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. Provano a ripartire da dietro. Pallone lungo in verticale. L'Arsenal ringrazia. Certo, gli avversari hanno fatto tutto da soli. I tifosi rumoreggiano, ma capita a qualunque giocatore di commettere errori banali. Peccato per lui, perché questa era una potenziale occasione. Nuove energie dalla panchina, vedremo cosa cambierà tatticamente nel loro scacchiere. Una sostituzione che inserisce un po' più di creatività per provare a mischiare le carte. Ottima pressione la sua, palla recuperata. Lungo passaggio in avanti. Tocco morbido. Riesce ad intercettare. Vede una difesa cauta che lascia anche qualche metro. Ma perché questa marcatura leggera, secondo te? Per non attaccare troppo la palla ed evitare di farsi superare in velocità con tocchi filtranti, direi. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Prova a passare con un pallone profondo. Riceve un conclusione. Poteva certamente fare meglio su una palla molto intelligente. Un passaggio filtrante da manuale. Ha mostrato grande precisione e visione di gioco.
C'era movimento in panchina, finalmente vediamo chi ha scelto di far entrare Mister. Una sostituzione che inserisce un po' più di creatività per provare a mischiare le carte. La Juventus non brilla per capacità di possesso di palla in questa occasione. Alcuni soggetti saranno sfiancati con questa marcatura personalizzata. Il messaggio è chiaro. Non permetteremo che il regista faccia il buono e il cattivo tempo. Decide di sfruttare la fascia. È un'occasione. Tiro del tutto fuori bersaglio. Bordate del genere possono essere pericolose anche da quella distanza. Non stavolta però. L'Arsenal ha optato subito per un altro cambio. Una sostituzione che inserisce un po' più di creatività per provare a mischiare le carte. Sicuramente non era in programma, ma niente da fare, fanno dagli 11 metri. L'arbitro si avvicina, espulso. Si poteva pensare anche al giallo, invece l'arbitro non ha avuto dubbi. La Juventus dovrà affrontare il resto della partita in 10. Ottimo salvataggio! E ha fallito una buona occasione da gol. Per tirare, ha avuto un'ottima occasione e l'ha sprecata. Sceglie di battere gol. C'è un tackle duro. Spinge cedendo il pallone lungo. C'è un'opportunità. Occhio al tiro. E hanno sfiorato il gol. Pallone in mezzo. Nessuno raccoglie il traversone. Lungo in verticale. Saranno 4 i minuti di recupero. Cerca lo spunto. C'è tiro. Bella parata. Questo è un errore davvero molto simile al precedente. Hanno avuto diverse occasioni da gol. Ci sono andati ripetutamente vicini. Se insistono, prima o poi la rete arriva. Gioca all'indietro. Vede la porta. Calcio di punizione. Posizione interessante. E manca poco al termine. Sembra che l'arbitro voglia intervenire. E sì, non la passa liscia. Si prende un cartellino. E qui si scaldano gli animi. È una partita intensissima.
Attenzione, attenzione, qui c'è una rissa. Il fallo è stata la conseguenza di una situazione di estremo pericolo. La difesa era scoperta e bisognava... Ci prova! Colpisce il pallone! Ci sono andati vicini, ultima azione della partita. Non c'è più tempo, finisce qui. Ce l'hanno fatta, una grande vittoria. Sono riusciti a vincere sugli avversari. Invece, la tua analisi di questa gara qual è, Luca? Questo è il classico esempio di partita vinta perché...